Buonasera a tutti, buonasera a tutti, bentornati ad In The Lab Music Con Air, il programma numero uno di Pescara. Programma dove trattiamo della musica, della scena dell'house music su Pescara e provincia, dell'Abruzzo in generale. Questa sera con noi mio carissimo amico DJ Resident Ident di Natura Club di Pescara, Maurizio Capone, a.k.a. Capone con la K. Benvenuto, benvenuto. Benvenuto. Buonasera ragazzi, grazie per l'invito, sono veramente onorato ed è un piacere essere qui in vostra compagnia. Insomma, siamo arrivati al quinto episodio, la cosa si sta facendo interessante, devo dire. Stracontento, orgoglioso. Vorrei ricordare a tutti quanti quelli che si sono appena sintonizzati che potete ascoltarci sulle frequenze 97.8 per la provincia di Pescara e 88.9 per quella di Chieti, sulle nostre pagine Facebook e sul sito di radiocittapescara.it. Ok, io farei delle domande di rito, che ne pensi Matteo? Partiamo subito con le domande di rito. Allora Maurizio, dici un po' come ti è nata questa passione per questo genere di musica, da dove sei partito, vai, ruota libera, dici un po' il tutto. Con piacere, con piacere. Allora innanzitutto per voglio... Per favore una cosa, mettiti avanti al microfono senza muoverti, sì, se no sì, il buon scusate. Lucio ci ammazza. Scusatemi. Innanzitutto vorrei ringraziarvi ancora una volta per l'invito. Prego. E niente, questa passione è nata comunque facendo le serate e piano piano ogni serata che facevo mi incuriosivo sempre di più al mondo del DJ e ogni DJ set che sentivo mi colpiva sempre di più e andando avanti volevo imparare, diciamo, i trucchi del mestiere, come funzionava un DJ set, apertura, centro, chiusura e via dicendo. Prima volta che sei andato a ballare, che hai conosciuto questo genere di musica? Allora, la prima volta è stato in un Zoo Shaman. Ero, diciamo, un giovincello. Un giovincello, sì. Se non mi sbaglio era il 2012 e c'erano i Telofaz. Telofaz, 12 ore e niente. Bellissima serata. Dove è questo? Alle Naiadi. Ovviamente sono arrivato a mezzogiorno meno 10, me ne sono andato a mezzanotte e mezza, mi sono fatto tutta la serata. Te sei andato o sei ancora là? C'è una parte di te secondo me? Una parte di me, sì, col cuore è rimasta lì, niente. La prima volta è stata lì, poi man mano ho girato un po' i club qui in zona pescarese, pure Riccione, Rimini e via dicendo. E niente, facendo serata dopo serata mi sono sempre incuriosito sempre di più e mi è nata questa passione. Ok, prima volta che hai messo le mani su una console, dove, quando, com'è stato, impressioni? Allora, la prima volta in un club è stato quest'anno. Sono all'esordio, diciamo, e vorrei veramente ringraziare di cuore chi mi sta dando questa opportunità, ovvero il Natura e tutto lo staff, Luca, Carmelo, Giovanni, Perna e Mario Palladinetti e via dicendo. Però la prima volta che comunque ho provato a mettere le mani su un mixer, controller, quello che sia, avevo forse 18-19 anni, mi ero comprato un controller tipo questo solo alle NIT, il K1 se non mi sbaglio, penso sia stato il K1. E niente, poi ho scaricato Traktor e ho iniziato da lì. Piano piano dopo ho visto altre console, diciamo, le console tipo quella di Traktor, come si chiama? Non mi ricordo, l'S4, l'S2, queste qui. E poi niente, la console, i lettori e via dicendo. Influenze musicali? Cioè, nel senso, le prime tracce magari suonate, conosciute, che ti sono piaciute, come si sono sviluppate poi le tue influenze musicali, su che genere ti... Guarda, all'inizio ero molto affascinato dalla tecno melodica che appunto facevano i Telofaz, Dixon, Ame,
Questo genere qui, poi a parte vabbè, i primi che conosci, comunque sono, che ti devo dire, Sven Vatt, Luciano, Slusiano. Quindi all'inizio, all'inizio era questo, poi ho iniziato a conoscere più artisti, più generi musicali. Come li hai conosciuti oltre ad andare a ballare? Tramite serate, amicizie, ricerca su internet, vari siti. Anche perché voglio dire che Maurizio è uno dei pochi che conosco e con il quale ho suonato svariate volte in private party o comunque party nostri, e che ha una ricerca musicale ben delineata e mi piace molto. Questo voglio dire un po' sia a te che a tutti quanti. E quindi poi come ti... Ad oggi che genere suoni, che genere ti piace, che ricerca musicale fai, come fai ricerca musicale? Allora, mi... Con che artisti hai suonato, come sei entrato a Natura? Faccio un po' un quadro generale della situazione attuale, dai. Sì, allora, innanzitutto il genere in cui mi sto, diciamo, specificando, se si può dire, sto provando ad, ad approfondire la minimal deep tech. E poi anche comunque musica tech house mi è sempre piaciuta e quindi non l'abbandono. Cioè, comunque, ci sono comunque delle tracce belle da suonare che spingono. Certo, certo. E poi per quanto riguarda il Natura ci sono entrato tramite Luca Teseo, è Luca? Luca Teseo, che saluto. E niente, mi ha dato questa opportunità comunque di suonare, iniziare, di fare aperture. Ha creduto in me e questo mi fa molto piacere. Non voglio deluderlo, insomma, e cerco comunque di farmi apprezzare piano piano. Comunque quest'anno ho avuto il piacere di... Ah, lui sta a parlare così perché stai all'altra parte, sa che stai a seguire, perché se no non dimonda, cioè stiamo calmi. Salutiamo Teseo che è di là a fare video. Saluto per tutti quanti i ragazzi del collettivo di Ident. Grazie. Comunque... grazie. Un saluto a tutto lo staff di Ident, tutto lo staff di Natura e soprattutto al mitico Luca che, ti ripeto, mi sta dando questa grande occasione. E niente, stavo dicendo, comunque quest'anno ho avuto il piacere e l'onore di fare warm up a grandissimi artisti come Leon, che ho sempre sentito comunque dall'altra parte, fin da quando andavo al Cocorico pure insieme a te, la serata di Marco Carola, me lo sono ritrovato alle spalle. E comunque quella è, cioè, per chi segue comunque è un appassionato di questo mondo, è veramente un grande piacere. Anche perché ricordiamo che per l'emozione è stato un galoppo finale. Purtroppo sì. Sono cose devo che ammetterlo, succedono. Insomma, è un po' l'emozione, un po' la prima volta, quindi c'è scappato. C'è scappato. L'ultima serata con i Mason Collective, eri stracontento per una settimana, l'ho sentito, Matteo, questo. Sì. Frate, sono con i Mason Collective, ma ci stai a rendere conto? Fortissimi, veramente, veramente molto forti. Sono stato anche io a proporli a Mario, appunto, perché ha fatto l'elenco sul gruppo e io ho detto, cioè, se puoi chiamali, perché questi spaccano, mi piacciono un sacco e... spero di aver fatto un bel warm up, una bella apertura insieme al mio socio Andrea Di Fazio, il nostro grandissimo amico che salutiamo e abbracciamo. Sta scopando. Che purtroppo è al lavoro e non può essere qui insieme a me. Esatto, lo aspettiamo appena possibile, sarà il primo appena ci potrà dire che ci sarà e può venire in programma, subito lo ospiteremo. E Mauri, niente, ad oggi obiettivi per il futuro? Ah, Matteo, qualcosa pure tu? Ma a me piacciono le domande, l'intervista che stai facendo, io ti lascio andare. Grazie. È fluido, è molto fluido. Sì, perché lo conosco bene. Cioè, almeno stasera mi riposo un po'. Stiamo facendo una bella chiacchierata tra amici, in poche parole. Certo, certo. Ma fondamentalmente lo spirito del programma, ricordiamolo a tutti, deve essere un po' questo: oltre a far conoscere alle persone il nostro mondo, il nostro genere musicale, gli obiettivi appunto futuri che abbiamo, eccetera, deve essere una cosa, ci deve essere uno spirito di collettività, di amicizia, è quello l'importante. E quindi io direi, dici un po' i tuoi obiettivi futuri, sia imminenti, diciamo futuro prossimo e futuro
futuristico. Ma intanto gli obiettivi imminenti sono continuare a crescere con Ident, con Natura, fare belle serate, fare bei numeri. E poi magari più in là comunque di affermarci anche con tutti i miei amici, perché sarebbe veramente fantastico creare un bel collettivo tra di noi, delle nostre feste. Zuzi Collective. Delle nostre feste come fanno appunto i Mason, come fanno molti DJ. A proposito di nostre feste, ricordiamo a tutti che a Pasquetta abbiamo organizzato un party proprio noi. Vi aspettiamo. Io, Maurizio, numerosi. Andrea, siamo proprio coloro che hanno creato il party, hanno avuto l'idea, anche Matteo. E quindi vi aspettiamo tutti a Pasquetta da mezzogiorno a mezzanotte, impianto Function One by Wolf Sound. Potete acquistare i biglietti su Beyond Ticket, il diritto di prevendita. Chi si presenterà fuori all'evento, il ticket costerà 15 euro con drink. Questo ricordiamolo. Suoneremo io, Maurizio. Ricordiamo il nome dell'evento soprattutto, che non l'hai citato. Potete cercarci anche su Instagram. Come si chiama, Maurizio? Si chiama Vibes. 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 Per Vibes. I più ignoranti, tra virgolette, Vibes. Sei ignorante, quindi hai dovuto specificare. Nel senso, vabbè, ci mancherebbe. Beh, sì, non volevo offendere nessuno. Eventone di Pasquetta, se state ancora decidendo cosa dovete fare, potete venire. Esatto, sicuro all'ultimo vi presentate. Cercheremo comunque di farvi divertire e di creare un bella ambiente, sì, una bella situazione. Gli arrosticini. Sì, se il tempo ce l'assiste, speriamo, dai. Ok. Negativo comunque il tempo. No. Che ore sono? Ma pure se il tempo non assiste, lo facciamo. Esatto. Esattamente. Pure con la neve. Allora, sono le 21:27, io direi, Mauri, ti lasciamo fare un bel set di un'ora piena. Certo. No, un'ora. No, ma 40 minuti. Noi 40 ci minuti, fino alle 10:15. Alle 10:05. Esatto. Alle 10:05. Okay. Ci risentiamo per i saluti. Divertiti. Perfetto, grazie ragazzi. Bene. Grazie mille. Ciao a tutti. Buon ascolto.
We'll be right back.
So much shit, you know what I mean? Getting stabbed and other places trying to get money, getting shot.
Thank you.
information or thoughts that you find right and wrong. It's only in your thoughts that you find good and bad. Everything depends on your mind. Hope is the mind. So that pushes and change. The way you think. So you may have a new experience of yourself and the world.
Africa.
questo era il quinto episodio di In The Lab Music On Air, signori, in onda tutti i martedì dalle 21:15. Grazie Maurizio, com'è andata? Ma io mi sono divertito e ripeto che è stato un piacere, spero di aver messo bella musica, di aver fatto una bella selezione e insomma di avervi fatto passare una buona oretta di musica. Complimenti, a me è piaciuto un sacco. Ah, a me pure. Super selection. grazie mille. È un piacere. Allora la radio, la voce da mostro della regia era di Riccardo. Salutiamo il parent. Sì, non ti hanno sentito, vabbè. Meno male. Meglio così, dai. Quindi la radio, prossimi appuntamenti, dove ti possiamo ritrovare, Maurizio? Vibes. Prossimo appuntamento Vibes, lunedì. Pasquetta. Lunedì di Pasquetta e poi spero presto a Natura e niente, magari in qualche altro club, se Dio vuole, con molto piacere. Perfetto, salutiamo tutti, ringraziamo tutti per averci ascoltato. Grazie. Questa era In The Lab Music On Air, in onda tutti i martedì. Dalle 21:15. Va bene signori, io vi chiedo gentilmente di mettere un mi piace sulle pagine Facebook, andarci a seguire sulla pagina di In The Lab Music On Air e sul profilo di Instagram, la pagina di Radio Città Pescara. E grazie a tutti ancora, ci rivediamo martedì prossimo, sempre sulle stesse frequenze 97.8 per la provincia di Pescara, 88.9 per quella di Chieti. Sulle nostre pagine Facebook potrete seguire la diretta. E che dire signori? Buon proseguimento di serata, un grande grazie a tutti quanti, grazie a Ayrton, grazie a Maurizio, grazie agli ospiti. Grazie a voi. Buona serata a tutti, grazie Maurizio, ciao a tutti. In The Lab On Fire, sempre. A martedì prossimo, ciao.